benvenuti alle Lune Way Music, Domenico Imperatore di Street Planet. Siamo questa sera in compagnia dei Mistura Fina, insomma vado immediatamente a presentarveli con Gaetano. Presentaci un po' questi vari componenti che stasera alle Lune ci terranno compagnia con la vostra musica brasiliana. Ok, gruppo Mistura Fina, gruppo di musicisti amici a cui piace suonare il samba. Chiaramente siamo italiani ma amiamo la musica popolare brasiliana. E quindi abbiamo creato da un anno questo gruppo, si chiama Mistura Fina. Dalla mia destra c'è Nello Vitello, che suonerà surdo di mano ed altro. Fabio Scudieri, che suonerà il surdo. Alfonso Curcio suonerà pandeiro, tamborini e effetti. E Antonio Monturi, che oltre a fare gli arrangiamenti ritmici, suonerà vari strumenti, fra cui pandeiro, repeniche e altro. Io suono la chitarra e canto. C'è da dire questo, però, che comunque Mistura Fina, essendo una compagnia di persone a cui piace suonare il samba, italiani, abbiamo questa cultura, questa voglia di fare queste cose, giriamo, quindi stasera siamo in 5, normalmente siamo in 6 e questi 6 ruotano pure perché altri musicisti che fanno pure altre cose o chi è in Brasile in questo momento, quindi diciamo abbiamo la voglia di riuscire a cambiare questa rotata, questo giro di cose. Facciamo musica popolare brasiliana, ci divertiamo come i matti. Faccio una domanda un po' fuori dalle righe, no? Insomma, di solito immagino che questa musica, insomma, si ispiri anche un po' a dei luoghi, insomma, al sole, al calore che può dare il Brasile. Effettivamente poi riprodurre quegli stessi suoni, quegli stessi stimoli in una situazione, magari che può essere un locale, non deve essere semplice. Non so, voi a cos'è che vi ispirate particolarmente quando suonate musica brasiliana? No, io credo che l'alchimia sia questo, che quando iniziamo a suonare noi pensiamo in un viaggio virtuale di stare in Brasile sicuramente. Quindi di stare con quelle aree lì, con quelle aree che abbiamo vissuto quando siamo andati ognuno per sé o insieme. E quindi quella naturalezza, quella tranquillità, quella musicalità, quella voglia di comunicare. E in questo spettacolo usiamo strumenti tipici della musica popolare brasiliana. E quindi non è che usiamo strumenti elettrici. Di solito i 4 amici che accompagnano questo gruppo, fratelli musicisti, sono percussionisti. Quindi è un gruppo basato sulle percussioni maggiormente brasiliane, pandeiro ed altro, che con la melodia della chitarra e della voce, e quando c'è anche il cavaquinho, che stasera purtroppo in me non c'è ma c'è sempre, abbiamo degli strumenti tipici che dovrebbero riuscire a riproporre quel tipo di sonorità che si sente nelle spiagge brasiliane o nei posti dove sono 40 gradi, a differenza di qua che siamo infreddoliti con i cappelli, tutti così. Quindi la difficoltà è nelle serate come queste di riprodurre quel tipo di calore, quel tipo di armonia che è naturale in una spiaggia baiana, in una spiaggia di Rio, e che è molto difficile farlo quando siamo in Europa col freddo. Quindi ci vuole molta fantasia, e questo viaggio virtuale che parte da Pompei passa per Salvador de Bahia arrivando a Rio de Janeiro con un finale da carnevale. Questa è l'idea, poi vediamo come va. No, è favoloso infatti come cornice. Noi naturalmente, insomma, spesso e volentieri cerchiamo di riproporre musica live qui alle Lune Way Music, soprattutto per riprendere un po' il valore di quella che è la musica live, perché insomma ci sono svariati musicisti, però insomma non è semplice in posti come questi riuscire a imporre l'importanza del live, il valore soprattutto del live, perché adesso si fa molta fatica, si considera tutto musica, ma secondo me invece scavare appunto nelle radici della musica, come può essere appunto la musica popolare brasiliana o non so altre forme popolari, insomma non deve essere semplice. Quindi un merito vi va dato, insomma, nel tentativo di cercare di portare la musica brasiliana ovunque. Quantomeno usiamo gli strumenti tipici che si usano suonando il samba cansao, la batucata, e quindi ci riportiamo a quelle che sono quelle sonorità, con le difficoltà che abbiamo noi europei di interpretare. È come un po' quando gli americani vogliono fare le cose italiane, le fanno bene ma cercano sempre di trovare un compromesso, perché comunque non siamo di nazionalità portoghese e brasileira, però amiamo questa terra e cerchiamo di riproporre quei suoni. E più persone ascoltano questo, noi facciamo pure un messaggio culturale, perché comunque portiamo avanti una cosa che qui non è tanto conosciuta, quantomeno per quanto riguarda i circuiti live, poi sui dischi sicuramente di più. E quindi chiudiamo questa cosa che accadrà stasera, che inizieremo con dei brani d'autore della musica popolare come Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Toquinho, e saliremo fino alla fine con questo ritmo effervescente che salirà fino a delle batucate di San Benredo, dei
più famosi dei carnevali di Rio de Janeiro. Quindi un viaggio virtuale che vorremmo fare insieme a voi in questo bellissimo locale. No, ma infatti, insomma, mentre che tu insomma citavi la scaletta, io già immaginavo le persone qui all'interno del locale. No, ma sono abbastanza abituati a questo, diciamo, a queste salite di caldo musicale, insomma, perché almeno insomma uno degli amici che sta qui presente, insomma, già altre volte è venuto qui alle Lune, quindi già è abituato al calore di questo diciamo di questo posto, di questa gente. Vado con l'ultima domanda. Insomma, la faccio proprio a te, Antonio Monturi. Non so se c'è l'idea eventualmente di produrre qualcosa di vostro oltre a quello che è il ripresentare un listino musicale che voi avete già in repertorio. Non so se c'è l'idea effettivamente di creare qualcosa di proprio. Guarda, sicuramente un gruppo aspira sempre a registrare, a creare pezzi propri, quindi noi comunque stiamo cercando di lavorare su questa strada, però comunque bisogna, prima di arrivare a questa strada, bisogna passare per il mondo delle cover, diciamo un po' così, quindi si spera, stiamo lavorando per arrivare a questo progetto. Lavoreremo, tanto impegno ci vuole per arrivare a un progetto del genere, ma l'impegno c'è. Vabbè, io non so chi di voi parla portoghese, c'è qualcuno in portoghese, un saluto in portoghese agli amici di Street Planet e delle Lune Web Music. Ma un saluto portoghese io vorrei che lo facesse, visto che misura, come dicevo prima, è un completo di persone, chi va e chi viene. Due dei nostri compagni che lavorano in Mistura Fina sono già a Rio de Janeiro. Il terzo, che ci lascia e ci farà cambiare ancora formazione per la sesta volta, è il nostro Alfonso Curcio, che è un veterano, quindi vorrei che il saluto brasileiro lo facesse proprio lui. Un bacio para todo mundo, a gente sta esperando você aqui para se divertir. Un bacio dalle Lune Way Music, Domenico Imperatore, è tutto in Mistura Fina, un saluto, buon divertimento.